Costeranno 1.350.000 euro i lavori per la realizzazione del cosiddetto Corridoio Verde, una strada di collegamento di circa 500 metri tra via Plauto e il Tribunale di Pescara, a servizio dell'Università d'Annunzio e del Comune di Pescara. Il progetto è frutto di un accordo firmato questa mattina in comune tra il sindaco Carlo Masci e il rettore Sergio Caputi, che suggella un momento importante di collaborazione tra comune e Università d'Annunzio, come spiega il sindaco Masci. Consegniamo all'università un'area che è stata da decenni abbandonata e realizziamo un corridoio verde proprio a disposizione dei giovani, degli studenti, di coloro che frequentano la nostra università, perché cerchiamo di fare in modo che questa città sia sempre più attraente, sempre più godibile per le persone che la frequentano. I lavori partiranno presto, questo è un percorso che è durato 2 anni, siamo arrivati adesso a definire il progetto esecutivo, quindi non appena l'università individuerà la ditta che realizzerà le opere, queste partiranno e si realizzeranno velocemente in maniera tale che entro quest'anno ci sarà sicuramente una condizione migliore, più bella, più vivibile, con molto verde nella zona di Viale Pindaro. Con la cessione di quest'area comunale all'università, l'Ateneo potrà dunque ampliare i propri spazi, realizzando a proprie spese il corridoio verde su cui insisterà una viabilità con mezzi pubblici elettrici a impatto zero e riqualificando una zona cittadina del comune oggi abbandonata. Sicuramente questo è l'inizio di un ampliamento di Viale Pindaro della nostra sede di Pescara. Devo dire che noi abbiamo posto una particolare attenzione alla sede proprio della città di Pescara perché in passato non è stata valorizzata molto, per cui noi siamo partiti e abbiamo fatto un piano di ristrutturazione della sede nell'interno, degli impianti. Adesso sistemeremo il corridoio verde per il nuovo ingresso a Viale Pindaro. Questo è un vecchio accordo che c'era, finalmente col sindaco Masci siamo riusciti a mettere a punto il sistema. E quindi questo è solamente il primo passo di quello che farà l'università per la sede di Pescara. C'è stata cofinanziata dal Ministero la biblioteca nuova per Viale Pindaro, ci siamo allargati già da un paio d'anni con degli spazi proprio del comune e c'è un accordo per la caserma dei Vigili del Fuoco e della caserma di Cocco per poter dare una sede più dignitosa a Pescara che tutto sommato lo merita davvero.